Mussomeli, paese dell'entroterra siculo, influenzato da varie culture legate alle diverse dominazioni. Rivestì una certa importanza la dominazione spagnola e da questa traggono probabilmente origine le tradizioni di pietà popolare mussomelesi. Nasce da questa parte di storia l'importante appellativo di cui oggi Mussomeli gode, paese delle confraternite. Sono cinque, difatti, le antiche confraternite esistenti, nate in seno alla Chiesa Cattolica per partecipare all'esercizio delle opere di carità e collaborare allo svolgimento dei riti religiosi. Sono delle associazioni di fedeli laici di entrambi i sessi. L'abito ufficiale è la cappa, costituita da un camice, un cintolo, una mantella, un cappuccio detto visera e una lanterna o, all'occorrenza, l'abitino. Oggi, oltre a questo, svolgono il fondamentale compito di tramandare le tradizioni di pietà popolare ereditate dai padri, essendone unici eredi e custodi. Il confrate non ha semplicemente un ruolo di comparsa nei vari riti, ma è consapevole della scelta di essere un cristiano testimone della dignità umana in quanto figlio di Dio. In passato, come nel presente, l'atmosfera pasquale a Mussomeli è stata caratterizzata dall'alternarsi di suoni e silenzi tipici dei vari riti, più o meno religiosi, che hanno rievocato la passione, la morte e la risurrezione del Redentore. Tra questi, naturalmente, i lamenti, antichi canti di pietà popolare che per la loro autentica bellezza, oltre che per la intrinseca capacità espressiva e il pathos che riescono a trasmettere, sono stati inseriti nel registro del patrimonio immateriale. Sono canti nati da testi e frasi in latino tratti dal racconto della passione di Gesù, eseguiti a quattro voci che si intrecciano con accentuazioni diverse: prima, seconda, basso e falsetto. Una ritmica che accompagna i fedeli tra processioni, preghiere, sante messe e manifestazioni all'aperto, caratterizzate dal folklore fino alla celebrazione dei misteri. Durante il periodo quaresimale, le confraternite animano la Via Crucis e le tradizionali cadute che si svolgono ogni domenica. La Domenica delle Palme, giornata che rievoca l'ingresso di Gesù a Gerusalemme, dà inizio alla Settimana Santa. Nel pomeriggio tutte le confraternite si recano in pellegrinaggio presso la Chiesa Madre per l'adorazione eucaristica. In passato la Settimana Santa cominciava il mercoledì pomeriggio, quando nelle chiese si coprivano con drappi violacei tutte le statue. La mattina del Giovedì Santo si completava l'allestimento degli altari della Reposizione, i cosiddetti sepolcri. Dopo le sacre funzioni, durante le quali viene celebrato il rito della lavanda dei piedi e dell'istituzione eucaristica, le confraternite stazionano davanti ai propri oratori pronti per nascere, percorrere le vie del paese e raggiungere i sepolcri allestiti nelle varie chiese.
la prima ad incamminarsi in processione è la confraternita di Sant'Enrico, con il simulacro dell'incontro tra Gesù e la Veronica. La Confraternita Maria Santissima delle Vanelle in Sant'Enrico fu fondata il 6 novembre del 1654. L'abito ufficiale è la cappa di colore azzurro. La sede del sodalizio si trova presso l'oratorio di fianco alla chiesa di Sant'Enrico. Sfilano le confraternite, ognuna con le proprie insegne e vestiari, rubiglia, cappe e abitini. Il gruppo lamentatori, preceduto dal suono della tromba e del tamburo, richiama l'attenzione di tutti, quasi voce dell'araldo, cui segue il simulacro portato a spalle. La seconda confraternita ad incamminarsi è quella del Carmelo, con il simulacro di San Giovanni Evangelista. Yeah.
La confraternita Maria Santissima del Monte Carmelo fu fondata nel 1621. L'abito ufficiale è la cappa di colore giallo. La sede del sodalizio si trova presso l'oratorio di fianco alla chiesa di Maria Santissima del Carmelo. Tra le viuzze della parte più antica del paese riecheggiano il suono stridulo della tromba, i colpi sordi del tamburo e i lamenti. Lo snodarsi della processione diviene più suggestiva alla fioca luce delle candele e delle lampade. Il silenzio si fa carico di tensione religiosa. Segue la confraternita della Madonna con il simulacro di Gesù nell'orto degli ulivi. La confraternita Maria Santissima dei Miracoli fu fondata nel 1540, 10 anni dopo il miracolo del paralitico, e confermata con bolla vescovile il 23 novembre del 1559. L'abito ufficiale è la cappa di colore blu. La sede del sodalizio si trova presso l'ex convento San Domenico, di fianco al santuario Maria Santissima dei Miracoli. Thank you.
Per ultima si incammina l'arciconfraternita della Matrice con il simulacro di Gesù alla colonna. Ogni confraternita, seguendo il proprio percorso, si dirige verso il piazzale di Santa Maria, già gremito di fedeli in devota attesa. Qui avviene il consueto raduno e viene cantata all'unisono la preghiera fervida, brano divenuto simbolo della Settimana Santa Mussomelese, il cui testo fu scritto dallo storico professore Angelo Barba, scomparso nel 2011. In seguito ogni confraternita rientra nella chiesa di propria appartenenza. Il Venerdì Santo, scandito da un'atmosfera mesta, inizia con lo snodarsi della processione della Dolorata, opera del Biancardi. Nell'arco dell'intera mattinata, la confraternita di San Giovanni e gli innumerevoli fedeli accompagnano la Santa Madre per i vari sepolcri in una rassegnata ricerca del figlio condannato a morte. La confraternita Santissimo Sacramento in San Giovanni fu fondata nel 1558. L'abito ufficiale è la cappa di colore bianco. La sede del sodalizio si trova presso l'oratorio di fianco alla chiesa di San Giovanni Battista. Oh.
è giunta l'ora più tragica, quella della rievocazione della morte di Cristo. Nel primo pomeriggio squilli di tromba e colpi di tamburo trafiggono l'anima dei fedeli, mentre dalla Chiesa Madre l'arciconfraternita accompagna il Cristo verso il Calvario, dove viene letto il passio, e subito dopo i sacerdoti del paese si accingono ad esporre Gesù sulla croce. Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria, madre di Cleopa, e Maria di Magdala. Gesù allora, vedendo la madre e accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla madre: «Donna, ecco tuo figlio!» Poi disse al discepolo: «Ecco tua madre!» E da quell'ora il discepolo l'accolse con sé. Dopo questo Gesù, sapendo che ormai tutto era compiuto, affinché si compisse la scrittura, disse: «Ho sete!» Vi era lì un vaso pieno di aceto. Posero perciò una spugna imbevuta di aceto in cima ad una canna e gliela accostarono alla bocca. Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse: «Tutto è compiuto!» E chinato il capo, consegnò lo spirito. L'Arciconfraternita del Santissimo Sacramento fu fondata con bolla papale l'11 luglio 1553. L'abito ufficiale è la cappa di colore rosso. La sede del sodalizio si trova presso l'oratorio Santissimo Sacramento, situato in Piazzale Madrice. Giunti al crepuscolo, tutte le confraternite si riuniscono al Calvario, dove il corpo di Gesù viene deposto dalla croce e riposto dentro l'urna. Che, preceduta dalle statue della Veronica, di San Giovanni Evangelista, di Maria Maddalena e seguita dalla Dolorata, percorrerà in processione la Via dei Santi. L'ultimo atto del Venerdì Santo è la sepoltura presso la Chiesa Madre, dove viene riposta l'urna del Cristo morto. Dopo una breve riflessione finale dell'arciprete, ogni confraternita con i rispettivi simulacri si incammina verso la propria chiesa, mentre i vari gruppi di lamentatori intonano i lamenti. Il giorno di Pasqua è caratterizzato dalla tradizionale giunta. La domenica pomeriggio, in Piazza Umberto, si dà vita all'annacata di Lisante. Si celebra quindi la vittoria della vita sulla morte. La statua di Gesù risorto, della Madonna di Pasqua e di San Michele si incontrano tra l'allegria generale e l'euforia collettiva. I presenti assistono alla scena con gaudio, per poi,
insieme alle confraternite della Madrice, di San Giovanni e di Sant'Enrico, sfilare in processione per le vie del paese fino alla Chiesa Madre. Ogni anno, al termine della processione del Venerdì Santo e fino alla Domenica di Pasqua, il sentimento che accomuna la maggioranza dei ragazzi che vivono in prima persona questa tradizione è sicuramente la tristezza. Tristezza che nasce dalla consapevolezza che tutto quello che si è vissuto negli ultimi 40 giorni, nel periodo quaresimale, tornerà ad essere parte della giornata l'anno successivo. Tutto questo nasce dal concetto che per chi questo periodo lo sente e lo vive in prima persona, non si tratta soltanto di partecipare ad una processione, ma di essere parte di una tradizione secolare. Dietro la Settimana Santa ci sono persone più o meno giovani che ritagliano tutto il tempo possibile all'interno delle loro giornate, sottraendolo alla famiglia, agli hobby e a tutti gli altri impegni che inevitabilmente riempiono le loro vite. Questo perché vivere la Quaresima, vivere le confraternite, non è solo la dimostrazione della fede cristiana e del rispetto delle tradizioni passate, ma è la consacrazione di rapporti di amicizia solidi, che si intensificano nonostante molte di queste stesse persone facciano vite e abbiano abitudini totalmente diverse. Le confraternite uniscono, ci rendono più ancorati al nostro paese, al nostro passato, ci aiutano ad arricchire la nostra vita. Non sono solamente quello che si vede in pubblico durante le processioni, sono molto altro. In questi due anni, la mancanza della Settimana Santa ci ha colpiti, ci ha dimostrato che quei giorni non sono solamente una rappresentazione dovuta, ma sono un sentimento che ci viene da dentro. Vi sarete chiesti come hanno reagito le confraternite a questo stop inaspettato. Vi sarete anche chiesti se sarà mai possibile rivivere la Settimana Santa. Vi sarete addirittura chiesti se senza la Settimana Santa le confraternite hanno motivo di esistere. Tutti questi quesiti possono essere risolti con una sola risposta. Le confraternite non sono sparite, non si sono spente, sono più attive che mai. Presto torneremo a vivere tutti insieme la nostra inconfondibile Settimana Santa.